Raga, arrivati alla quinta giornata di campionato e vedendo come sta andando questo campionato, mi trovo a dire che probabilmente l'abbiamo sottovalutato, ma questo campionato si sta rivelando quest'anno davvero difficile. E mi sorprende vedere i top club italiani in difficoltà, perché non mi aspettavo questa situazione di classifica dopo la quinta giornata di campionato. È vero, siamo all'inizio e poi man mano i valori torneranno ai loro posti, però se andiamo a analizzare quello che è stato il campionato dell'anno scorso, vedere Milan, Inter, Juventus, ma soprattutto Milan e Inter o Atalanta in questa situazione, davvero è una sorpresa. Ma prima di andare a parlarne, io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su e benzinero. Ogni tanto su questo canale è bello anche fare dei ragionamenti del perché, secondo i nostri punti di vista, il mio e il vostro, si sta vedendo questa cosa. Perché, attenzione, volevo fare un piccolo inciso. Dobbiamo essere orgogliosi di avere un derby come quello di Milan e Inter, che nel 99% dei casi non si tramuta in una guerriglia urbana. Perché? Perché mi è capitato molto spesso anche di non riuscire ad andare nel settore ospite, ma andare nel settore di quelli dell'Inter con la mia maglia del Milan, magari al terzo anello, ovvio che non vado in curva dell'Inter con la maglia del Milan, sennò mi buttano giù dal secondo anello, però di andare al terzo anello con tanti interisti milanisti e tornarmene a casa senza ricevere un insulto, come mi è capitato quando giocavo in casa al Milan, di trovare dentro nello stadio degli interisti assieme a noi senza per forza dover subire degli insulti. E vedere quello che sta accadendo a Genova per un derby sentitissimo come quello di Genoa-Sampdoria, che si stanno pigliando ammazzate, lo trovo una cosa assurda. Cioè, se dovete vivervi il calcio in quella maniera, non andate più allo stadio, state a casa, non seguite più il calcio, perché quello è il male del calcio. Il bello del derby è viverselo, magari viverselo insieme. Chi vince sfotte, chi perde subisce, ma poi si va a casa perché il giorno dopo siamo tutti abitanti dello stesso paese. Cioè, a Milano poi ci si trova tutti all'interno degli stessi uffici, dove questa settimana l'interista è zitto zitto e il milanista fa il gradasso, ma deve finire lì. Vedere quelle scene in Coppa Italia è un po' assurdo. Una Coppa Italia che vede il Sassuolo prossimo avversario del Milan. Ma torniamo al succo del discorso. Io a inizio campionato, sinceramente, dopo 5 giornate, vedere un Torino primo in classifica, vedere che nelle prime 5 vedo l'Udinese, vedo l'Empoli, certo che è una piacevole novità, perché è bello vedere un Toro che dopo anni e anni e anni finalmente si rivede nella vetta della classifica. Ma puoi vedere un Milan settimo, perché noi abbiamo vinto il derby e oggi e in queste settimane giustamente abbiamo festeggiato, ma poi se torniamo razionali non è che stiamo facendo sto campionato, perché abbiamo 8 punti e sono pochissimi. Però vedere Milan e l'Inter settimi e sesti a 8 punti, sinceramente, nonostante comunque io pensassi che questo Milan non era strutturato per vincere il campionato, a partire dalle problematiche societarie ad arrivare alla struttura della squadra, compreso l'allenatore, non mi aspettavo di trovarmi al settimo posto, come penso che gli interisti non si aspettavano di avere solo 8 punti al sesto posto insieme al Milan, o vedere una Juventus che arriva da 3 pareggi consecutivi, seppur con 0 gol subiti,
o comunque vedere un Atalanta che ieri in casa perde contro un Como che sarà anche una buona squadra, ma sincero, sincero, ieri pensavo che l'Atalanta asfaltasse letteralmente il Como. E non voglio pensare che sia presunzione, ma voglio pensare invece che siamo arrivati a un punto tale che si gioca troppo, perché è l'unica spiegazione che mi sto facendo, se no non è normale. Addirittura Roma e Lazio sono molto più indietro di noi, vabbè, la Lazio è dietro di noi di un punto, Roma di 2 punti, però neanche loro io penso che si aspettavano di partire a 6 e a 8, e a 6 a 7 punti. Ed il problema è lì. Il problema sono di questa stagione sarà chiaramente il trovare la condizione atletica molto più in là, e la partenza la vedi. Perché? Perché le nazionali sono un problema. Europei, Coppa America hanno portato la maggior parte dei top giocatori ad arrivare ad agosto, cioè praticamente ti sei mangiato via l'importante di una stagione, che è la preparazione atletica. Vedete che poi nell'arco di una stagione ci sono tutti gli infortuni dei top giocatori, come è successo a Rodri, come sta succedendo adesso a Barella. Ma è normale. E non, la preparazione è fondamentale, la preparazione è preventiva e ti previene gli infortuni, ti fa star bene fisicamente, ti fa partire anche forte, ed è per quello che oggi noi vediamo un Udinese, un Empoli, un Torino così in alto e tutte le altre che fanno difficoltà, perché in più arrivi tardi, arrivi ad agosto e fai a tempo a fare una settimana, due al massimo di preparazione e poi boom, subito campionato, subito Champions. Subito sosta della nazionale, si riparte, quindi non si riesce neanche a fare una preparazione quando c'è la sosta. E questo conta nel calcio. E intanto noi ci incazziamo perché non vediamo il Milan primo, perché non vediamo l'Inter primo, perché e io sinceramente mi aspettavo oggi, mi aspettavo un Milan che avesse almeno 10-11 punti. Un Inter che partiva, non mi aspettavo un Inter così, perché le reputavo la squadra più forte del campionato. Un Napoli che nonostante tutto arranca, ma perché arranca il Napoli? Cioè arranca, è secondo, però un Napoli senza Champions me la vedevo prima, o comunque con un gioco migliore, non una fatica così a iniziare. Ma perché? Perché oltre alle problematiche delle troppe partite, c'è anche la problematica economica che c'è in Italia, che ci porta a centellinare ogni euro e poi dopo arrivano i calciatori da metà agosto in poi e quindi non riesci a integrarli nella rosa e quindi non fanno la preparazione con te e si trova un inizio campionato così tosto. Ma la mia preoccupazione è dove andremo a finire? Dove andremo a finire? Perché abbiamo aumentato le partite della Champions, perché c'è la Nations League e poi dopo c'è la qualificazione ai prossimi mondiali, perché poi a giugno dell'anno prossimo c'è il mondiale per club e chiaramente chi fa il mondiale per club la stagione dopo troverà delle grosse difficoltà perché i loro calciatori non avranno riposato, mentre magari sicuramente i miei invece sì, avranno riposato e faranno una bella preparazione. Il troppo giocare porta poi, secondo me, a rendere i campionati meno belli. Belli, magari sì, perché dici Torino, Udinese, che bello, però magari vince chi l'anno prossimo, magari vince chi non ha fatto la Coppa del Mondo per club e loro andranno in difficoltà, quindi i tifosi dell'Inter, della Juve si arrabbieranno, io invece sarò contento perché dopo il calcio è una matematica, una scienza esatta, però io la penso davvero così. Però poi dici, c'è, è bello parteciparci, però delle volte, e concludo il discorso, noi tifosi,
ce la prendiamo, ci arrabbiamo, cerchiamo il colpevole. Oggi gli interisti cercano il colpevole, Simone Inzaghi, il turnover, il calciomercato sbagliato. Io credo che siano tutte boiate. Ma la realtà dei fatti è che non c'è alcun colpevole nei risultati, nella maggior parte dei casi, se non un troppo giocare che porta a una condizione atletica precaria, che poi vediamo queste cose, queste partite qua, e vediamo le big che stanno soffrendo. Raga, questo è il mio pensiero, volevo portare un video diverso, un video di ragionamento, magari ho detto anche tante cazzate, però ditemi la vostra, iscrivetevi al canale, pollice in su e benzina.